Oh no, scusate, scusate, ma io adesso devo fare una pausa perché ho il piacere di avere qui con me Cesare, la nostra sorpresa di quest'anno. Evviva Cesare che si coccola i nostri ospiti. Quest'anno voi dovete sapere che il nostro cameriere Cesare viene direttamente da San Paolo, dal Brasile. Quindi chi ci segue ormai ha imparato a conoscerlo. Stiamo piano piano facendo lezioni di italiano, quindi anche questa sera... Niente, quindi niente lo ha imparato. Hai fatto caso che è sempre lo stesso. In che senso è sempre lo stesso? Sempre lo stesso. Non abbiamo diversi, sempre uno. Sì? Sempre quindi... lo stesso. È sempre lo stesso, sì. Somiglia a Stellio. Somiglia? È vero! Non ci avevo fatto caso. Ah, poi glielo spieghiamo in portoghese, glielo facciamo spiegare da Giseli bene bene che cosa stiamo dicendo e della sua somiglianza con questo attore molto famoso. Bene, allora noi ringraziamo Cesare, tutti gli ospiti ringraziano Cesare. E mentre Cesare serve da bere, io mi porto Nino De Franco al centro. Nino De Franco, raggiungimi, ciao. Benvenuto a Grazie. Mille Voci. Nino De Franco è un cantautore. Sì, demenziale. Demenziale? Quindi che vuol dire? Mi devo preoccupare? Ma insomma, vediamo, d'accordo? Quindi che cos'è che ci presenterai? Ma il nostro ultimo brano che si intitola Frutti. Amo. Frutti amo. Mi devo preoccupare? Un pochettino. Beh, io non ne voglio sapere nulla, quindi vi lascio con Nino De Franco che frutti amo. Cosa? Fico. Se l'arancio non viene, no cacchi. Se la mela non svela, manda Rino. Sono fico. Ma cosa? Fico. Mi sento pistacchio nella mia testa di cacchio. Mi sento di cacchio, per la mia testa pistacchio. Mano i frutti, amo, e passo dopo passo ci ritrovi. Amo. Mano i frutti, amo, e mano nella mano ci ritrovi. Amo. Amo. Mano i frutti, amo, e buccia dopo buccia ci sfogli. Amo. Oh, 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 oh.
Grazie.